Ciao a tutti. Buon inizio di settimana, buon lunedì. Ciao Aurora, ciao Sara, ciao Claudia, ciao Simone, Graziano, ciao Manu. Si parte anche questa sera, ciao Giorgia, ciao Elena, gli angeli del bello, buonasera. Ciao Antonella. Ci siamo. 20.01, puntuali come sempre, tra Studio Moda Nanà sempre presente, Luca sempre presente, ciao Francesca. E partiamo come sempre, sono le 20.01, alle 20.02 partiamo, così permettiamo a tutti di connettersi. Oggi abbiamo diversi aggiornamenti, anche oggi è una giornata impegnativa. Bene. Bene, sono le 20.02 e partiamo. Partiamo, buon lunedì a tutti, innanzitutto. Ci siamo. Allora, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana. Ancora siamo tutti chiusi in casa, ma teniamo duro e quindi grazie alla nostra grande collaborazione siamo riusciti a contenere il propagarsi del virus nella nostra provincia e nella nostra città. I dati per questa giornata del Gores. In provincia di Ascoli siamo a 235 casi positivi, come ieri. In isolamento domiciliare abbiamo 243 asintomatici, e 87 sintomatici. Diciamo che registriamo che questo dato zero, rispetto all'aumento dei casi positivi, è un aspetto, positivo. Però non dobbiamo abbassare la guardia perché ovviamente in base ai tamponi che verranno processati nei prossimi giorni vedremo l'andamento. Quindi i dati non ci devono far stare tranquilli, dobbiamo mantenere alta la guardia, mantenere alta l'attenzione e dobbiamo continuare a rimanere in casa. Però sicuramente da oggi iniziamo a vedere un piccolo spiraglio, un pertugio di luce in fondo al tunnel e questo è importante perché sono 2 settimane che diciamo speriamo di vedere una luce, oggi la intravediamo e quindi dobbiamo mantenere il comportamento che abbiamo mantenuto fino ad oggi, ma dobbiamo iniziare anche a pensare al dopo e quindi nelle Marche parliamo di casi positivi 4.614, abbiamo nella nostra regione contiamo altri 18 morti, purtroppo siamo arrivati a 630, nella nostra provincia sempre 7, diciamo questi sono i dati, però non ci dobbiamo rilassare perché come vi ricorderete in Cina pure. In Cina pure era stato annunciato un'uscita dall'emergenza e poi c'è stato un nuovo picco, un secondo focolaio. Quindi dobbiamo essere attenti,
a contenere le nostre relazioni, il nostro distanziamento sociale, cercare di rimanere in casa, uscire solo per necessità, perché è un attimo a riaccendersi un secondo focolaio e quindi ripartire da capo e vanificare tutto l'impegno. Quindi gradualmente andiamo avanti con questo atteggiamento e poi inizieremo a pensare alla fase 2. Penso che la fase 2 sia molto importante, infatti noi stiamo quotidianamente ragionando anche al progetto di rilancio di Ascoli, sto coinvolgendo tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, vorrò creare un sistema anche di coinvolgimento di tutta la cittadinanza, dalle associazioni ai liberi cittadini per costruire un progetto di rilancio e quindi è fondamentale anche pensare alla progettualità al di là delle risorse che dovranno arrivare e che chiederemo fortemente al governo perché abbiamo bisogno di misure economiche sia per i comuni e quindi anche per il nostro comune, sia per l'emergenza alimentare, quindi per l'emergenza sociale, ma anche per il sostegno alle imprese, al mondo delle aziende, dalle micro alle grandi aziende, perché non dobbiamo perdere posti di lavoro e quindi serve subito fare debito, coinvolgere le banche e cercare subito di dare benzina per non perdere posti di lavoro, altrimenti il problema diventa serio perché si allarga l'assistenza sociale e non ripartiremo più. Quindi serve subito una misura e una progettualità e quindi su questo saremo portavoci. In tanti ci chiedono la possibilità di obbligare le persone che escono a indossare le mascherine. Noi stiamo attendendo l'ufficialità del GORES che c'era in corso una riunione, attendiamo delle direttive dalla regione sull'obbligatorietà. Su questo stiamo valutando anche noi se fare, un'azione, ma ovviamente quando obblighi le persone a dare le mascherine devi avere la capacità di, conferire ad ogni cittadino le mascherine. Ad oggi, le mascherine, non si riescono così facilmente a reperire per poter consentire a tutti, però le stiamo comunque distribuendo sulle RSA, sui supermercati, cercando di darle agli operatori che sono in prima fila e in costante contatto quotidiano. Questa mattina ho partecipato insieme alle forze dell'ordine ad una manifestazione dal tratto simbolico ma molto importante, e c'è stato un omaggio, un abbraccio virtuale a tutti i medici, infermieri, a tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro eccellente. È veramente stato un momento di grande emozione. Io non mi aggancio alle polemiche, qualcuno ha detto addirittura sul fatto dell'ospedale Mazzoni, ma nel soccorso Covid o non Covid. Oggi come oggi dobbiamo ringraziare tutti gli operatori, gli amministrativi, le OSS, gli infermieri, tutto il personale medico, tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per tutelare la salute, non solo di chi magari vive l'emergenza del coronavirus, ma anche altre patologie. Quindi ringraziamo tutti. Ovviamente è stato fatto oggi ad Ascoli, si farà anche a San Benedetto, si sta facendo anche nelle varie città, ma oggi più che mai non serve la polemica, ma serve la capacità di essere tutti uniti per guardare anche al futuro. E quindi questa solidarietà da parte delle forze dell'ordine verso gli operatori sanitari è stato un eccellente esempio per capire che l'emergenza sanitaria la supereremo solo grazie alla capacità di fare squadra ed essere famiglia, ma anche un messaggio per il futuro, perché per ripartire, per rinascere, per rialzare la testa dopo questa brutta tragedia, abbiamo la forza, abbiamo la necessità di essere uniti, di creare alleanze, di rimettere al centro la persona e di ricostruire le relazioni umane che consentano ad un futuro sviluppo non incentrato solo all'individualismo, ma alla capacità di essere comunità, di essere famiglie. Quindi la necessità di stare insieme e infatti tutte le forze dell'ordine con le quali mi sento quotidianamente, stanno dimostrando una grande capacità di fare squadra. Nessuno vuole primeggiare, ma tutti sono uniti per superare questa emergenza, per tutelare la salute di tutti i cittadini. E questo è l'aspetto molto importante. Quindi ringrazio di cuore
per tutto quello che state facendo, a tutti gli operatori sanitari, a tutte le forze dell'ordine. Vi ringrazio di cuore per l'impegno, per la dedizione che state mostrando ogni giorno. Vi ringrazio di cuore perché state anteponendo la salute degli altri alla vostra. E quindi grazie, l'ho detto oggi di persona, lo ribadisco qui nella diretta Facebook e Instagram. Oggi abbiamo intensificato i controlli, c'è stata messa una pattuglia in più nella Polizia Municipale per ogni turno, abbiamo fatto controlli nelle frazioni, abbiamo multato anche alcuni ciclisti. Pensavamo. Ovviamente in questo momento è anche difficile, però le sanzioni servono per arginare le persone che vogliono uscire e non vogliono rispettare le regole, in questo momento rischiando la propria salute e quella degli altri. Quindi stiamo intensificando, come sapete, i controlli. Anche oggi abbiamo fatto oltre 120 controlli di persone, oltre 25 controlli di attività commerciali. Controllando tutte le attività e le aziende che sono aperte nel rispetto delle regole. Ricordo che mercoledì, ossia dopodomani, scade il termine per fare la domanda del buono spesa. Quindi chi non l'avesse fatto entro mercoledì deve farlo. Noi da domani cercheremo di iniziare a distribuire dentro le case i buoni spesa. Lo facciamo per due fattori. Il primo è per non farle uscire le persone di casa e quindi evitare assembramenti, quindi portiamo il buono a casa. Il secondo è per dignità, perché credo che chi oggi è in difficoltà vada aiutato, vada ascoltato, ma non bisogna metterlo in piazza e quindi diciamo mettere anche in una condizione ulteriore di disagio. E quindi penso che sia importante anche mantenere un minimo di riservatezza in questo momento e soprattutto cercare di rispondere a tutte le domande. Quindi non andiamo al comune, rimaniamo a casa. In caso di necessità si chiama il numero di riferimento. E quindi senza che andiamo al comune. Ricordo che sul sito del comune trovate anche la lista delle attività che fanno la spesa solidale. Possiamo continuare a lasciare la propria spesa per gli altri all'uscita dei supermercati. Oggi si è aggiunto Elefante SRL di via Dino Angelini. E quindi chi vuole può continuare a donare la spesa agli altri. Per quanto riguarda la Tari, molti ce la chiedono. Noi avevamo già 20 giorni fa in giunta previsto una proroga al 31 maggio, quindi al momento l'abbiamo procrastinata e quindi non in questo momento. Vedremo poi le misure che metterà in campo il governo, però ovviamente l'abbiamo posticipata. Per quanto riguarda alcune informazioni del governo, noi stiamo facendo pressione per quel che possiamo, nelle nostre possibilità, per mettere misure, come dicevo, per le imprese, per dare liquidità, per dare la possibilità di mantenere i fatturati che avevano precedentemente all'emergenza coronavirus, le micro e le macro imprese, per mantenere i posti di lavoro. Questo è vitale e fondamentale per noi e quindi al momento nel Cura Italia sono stati previsti 350 miliardi. Noi chiediamo di arrivare almeno a 750, ma forse anche di più, perché abbiamo bisogno di liquidità e soprattutto di un coinvolgimento delle banche che possano mettere risorse. Abbiamo bisogno di uno Stato che possa incrementare il debito per rispondere a tutte quelle imprese e non farle chiudere, perché se oggi stiamo rispondendo a un'emergenza sanitaria e alimentare, domani potremmo incappare in un blocco dell'Italia e quindi diventerebbe un sistema totalmente assistenzialista dove lo Stato dovrebbe far fronte ad altre emergenze sociali e quindi creerebbe un problema grande e soprattutto blocchiamo il sistema Italia. Invece dobbiamo riaccendere l'entusiasmo, soprattutto dobbiamo mantenere i fatturati di tutte le imprese, dei liberi professionisti, delle micro attività, per potergli dare la possibilità e la benzina di poter ripartire per poter mantenere i posti di lavoro. Questa è la nostra visione e credo che sia condivisa da molti cittadini. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via al decreto legge sulla scuola. Oggi attraverso il ministro Azzolina sono state previste due ipotesi. La prima è che si tornerà a scuola entro il 18 maggio.
e nel caso di questa ipotesi ci sarà una prova nazionale di italiano e la seconda prova sarà preparata da una commissione interna. Invece nella seconda ipotesi è che non si torna a scuola per niente e a quel punto ci sarà un'unica prova orale telematica. Queste sono le ipotesi e quindi nell'ipotesi in cui non si tornerà in aula entro il 18 marzo, 18 maggio, niente esame di terza media e solo valutazione dei professori e infine tutti promossi all'anno successivo. Questa è un po' l'ipotesi che stanno uscendo dal Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i geometri, è stata riconosciuta un'indennità di 600 euro. Nei giorni scorsi il Ministro del Lavoro ha firmato un decreto interministeriale che assegna il bonus di 600 euro anche a quegli iscritti alle casse di previdenza privati e quindi come i geometri ad esempio. Le domande andranno inoltrate alla cassa dei geometri fino al 30 aprile. Questa è un po' l'informazione. Poi è stato emanato il decreto secondo la quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande a collaboratori sportivi. Allora, tutti coloro che avevano un contratto, un rapporto di collaborazione antecedente al 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020 avranno un'indennità di 600 euro. Di 600 euro che era previsto nel decreto Cura Italia. Diciamo che abbiamo dato tutte le informazioni di oggi, cerchiamo di rimanere aggiornati. Come mi avete suggerito ieri, continueremo a fare la diretta Facebook e Instagram tutti i giorni per cercare di mantenere aggiornati tutti i cittadini, per cercare di coinvolgerli anche in questo progetto che vogliamo fare di rilancio della città. Abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno del governo, ma abbiamo bisogno anche di un nuovo comportamento generale. Quindi questa può essere la possibilità di cambiare il nostro atteggiamento, rimettendo al centro la persona, mettendo al centro la tutela dell'ambiente, l'allungamento della qualità della vita, il miglioramento della qualità della vita e quindi poter pensare a progetti di sviluppo nel nostro territorio anche sul miglioramento della qualità della vita. Dobbiamo pensare anche alla ripartenza perché poi serve progettualità, serve programmazione, serve il tempo per mettere in campo progetti. Quindi dobbiamo, ripeto, gestire l'emergenza sanitaria che è prioritaria, l'emergenza alimentare ed economica di beni di prima necessità, la stiamo affrontando con i buoni spesa, con la spesa solidale, con l'IBAN della Protezione Civile e stiamo pensando anche a misure di assistenza alle famiglie, ma le stiamo studiando e le annunceremo se possibile entro fine settimana, inizio della prossima. Stiamo pensando a varie misure di tutela e poi la terza fase è quella della ripartenza, la ripartenza lavorativa, la ripartenza economica, la ripartenza turistica un po' più lungo, però dobbiamo pensare anche a come poter valorizzare il nostro territorio, visto che comunque nei primi mesi e forse anni dopo questa pandemia il turismo italiano rimarrà all'interno della nostra nazione e quindi cercare anche di valorizzare il nostro territorio per il turismo italiano. Io vado a conclusione, concludiamo con gli auguri del giorno, auguri a Luca Accorse che compie 15 anni, tanti auguri Luca, tanti auguri a Claudia Sorci per il suo compleanno anche dal fidanzato Matteo, buon compleanno a Davide Nieddu che oggi festeggia i suoi 25 anni. Tanti auguri a Itano Ranalli, auguri a Fausto Giobbi, super zio, auguri anche dall'amico Cicchetti e auguri al mitico Marco Tiburtini, tanti auguri. Io vi ringrazio, ieri sono arrivate tante foto di persone che avevano messo una luce, una candela fuori dalla finestra o fuori dal balcone in ricordo, diciamo, del terremoto dell'Aquila di 11 anni fa e quindi vi porto anche i ringraziamenti del sindaco Biondi che ha apprezzato molto questo piccolo gesto, ma di grande solidarietà. Grazie
Grazie da parte mia per questo piccolo gesto. Oggi più che mai serve la capacità di stare tutti insieme e tenersi per mano per ripartire. Per seguirci basta un like sulla pagina Facebook, seguirci sulla pagina Instagram o inserirsi nel canale Telegram dove mettiamo quotidianamente tutti gli aggiornamenti di tutte le attività, gli avvisi, le varie iniziative che facciamo e anche tutte le informazioni utili. Grazie, buona serata, ci vediamo domani.